rispetto l'una dell'altra, perché personalmente il Siena ha avuto anche molto rispetto di noi, perché sono due squadre forti, le ritengo due tra le squadre più forti del campionato. Poi due belle giocate dell'arbitro, un fuorigioco e un rigore non dato hanno secondo me condizionato la partita, perché il risultato giusto era pareggio, quindi accettiamo con la mano in bocca il risultato del campo, però oggi credo che avevamo il diritto di raccogliere qualcosa in più. Sono d'accordo sugli episodi, per quello che riguarda la prestazione c'è stata, un buon inizio del Siena, un po' timoroso il Follone di Capodanno, poi è uscito, create le occasioni, però questo è il viatico giusto, la mano di Facitti si vede. Credo che di fronte c'erano due squadre che probabilmente messi insieme i migliori giocatori avrebbero vinto il campionato vincendole tutte le partite, perché i giocatori importanti del Siena, le quote, a me Martina e Gibilterra piacciono tantissimo. I nostri ragazzi, era una partita tra due squadre forti, ripeto, noi probabilmente abbiamo pagato nei 20 minuti centrali del secondo tempo l'assenza di Tomassini e di Corioni, che siamo un po' corti nella parte davanti e che forse con un po' più di peso avremmo alleggerito un po' la situazione, però andiamo avanti perché la strada intrapresa è quella giusta, i ragazzi hanno lo spirito giusto, credo che ci possiamo togliere delle belle soddisfazioni da qui a fine anno e probabilmente lottare con il Siena per entrare nei playoff. Grazie. Grazie a voi, buona giornata.